Parliamo di Roma Semplice magari anche grazie all'utilizzo delle tecnologie. Abbiamo cominciato dall'ABC, quindi Open A, Open B, Open C. Open A la mia agenda, Open Agenda, agenda aperta, quindi online i cittadini possono sapere che cosa faccio, dove sono, chi frequento, chi incontro. Open B, Open Bilancio per garantire a chiunque, anche chi non capisce di bilanci comunali, di poterli capire, interpretare non solo il nostro, ma quello degli ultimi 10 anni di bilancio. Quindi dagli ultimi 10 anni di bilanci sono interpretabili, comprensibili da un qualunque cittadino perché ci sono dei grafici che lo rendono esplicito. OpenC, OpenCode, il software, fondamentalmente abbiamo fatto una delibera per l'adozione del software libero presso il comune. Poi l'agenda digitale che abbiamo fatto in maniera condivisa sia con le associazioni che con i municipi, che online con un qualunque cittadino che volesse dirci le proprie idee, i propri emendamenti, correzioni e così abbiamo aperto anche la nostra agenda. Il sistema pubblico di identità digitale, che è uno strumento con cui il cittadino potrà fruire di oltre 60 servizi che abbiamo online, grazie a un'identità digitale che è molto semplice da acquisire e che permetterà appunto di fare servizi online senza dover andare negli uffici. È chiaro che non tutti purtroppo sono in grado di fruire del digitale, quindi abbiamo pensato anche a loro, sono tanti, e abbiamo fatto i punti Roma Facile, sono dei punti sul territorio in cui il cittadino può andare a fruire del servizio online con l'aiuto di qualcuno che lo aiuterà a capire come si accede tramite SPID o comunque come ci si autentica sul portale per poter fruire dei servizi online. Per ora ne abbiamo fatti due, nel prossimo futuro, dal 2017 ormai ci siamo, in poi lavoreremo sia all'estensione dei punti Roma Facile, quindi ne faremo altri su altre biblioteche, nei municipi, presso i centri anziani, ovunque, quindi qualcuno ci darà uno spazio e noi formeremo le persone per far sì che possano supportare i cittadini a fruire dei servizi online e stiamo anche rivedendo ovviamente il portale in ottica anche lì di più partecipativa e più open data, perché i dati vanno aperti, è un obbligo di legge, ma servono anche questi per garantire maggiore trasparenza e maggiore partecipazione.